servizi del centro di salute mentale non a rischio. Le rassicurazioni arrivano direttamente dall'assessore regionale Doria dopo l'allarme lanciato nei giorni scorsi dall'associazione Labirinto per il centro diurno LASLE alla ricerca di nuovi e più adeguati locali. Il ministro Calderoli pronto a presentare una nuova bozza del disegno di legge sull'autonomia differenziata con l'inserimento del principio di insularità. La soddisfazione del presidente del Consiglio regionale Paese di Marco Tedde, che dice tenere alta la guardia. Cambio di rappresentante per la delegazione della Plataforma per la Lingua di Alghero. Irene Kogene lascia dopo 10 anni. L'abbiamo intervistata. Un saluto a tutti voi, ben ritrovati telespettatori di Catalan TV. La sanità anche oggi in primo piano, si lavora per risolvere le criticità, una su tutte la carenza di personale con l'impiego anche di medici andati in pensione, ma intanto ad Alghero tiene banco il centro di salute mentale. Nei giorni scorsi la presidente dell'associazione Labirinto, Lisetta Boglioli, aveva nuovamente puntato i riflettori su alcune problematiche che ormai si trascinano da anni, come la chiusura del centro diurno. Interviene per rassicurare l'assessore regionale Doria. Per il centro diurno di Alghero, l'ASL di Sassari è alla ricerca di nuovi locali. L'annuncio è stato dato dall'assessore regionale alla sanità Carlo Doria dopo le recenti preoccupazioni sollevate dall'associazione Labirinto guidata da Lisetta Boglioli. Le importanti attività cliniche e riabilitative del centro di salute mentale di Alghero non sono a rischio, garantisce l'esponente della giunta Sulinas. Parliamo di un servizio di assistenza e cure che oggi è un punto di riferimento per oltre 2.000 pazienti, per tutte quelle attività sanitarie che sono il cuore del centro di salute mentale e che hanno come obiettivo l'autonomia del paziente, lì dove le condizioni di salute lo consentano, e il mantenimento delle abilità apprese durante i percorsi riabilitativi. Nei giorni scorsi la presidente dell'associazione Labirinto era uscita pubblicamente. Sino a circa un anno fa gli utenti potevano usufruire dei laboratori del centro diurno, afferente al centro di salute mentale, dove seguiti dagli educatori si svolgevano attività riabilitative di aggregazione e socialità, aveva scritto la Boglioni in una nota. Non comprendiamo chi e perché ha provveduto alla chiusura del centro, togliendo agli utenti e anche alle famiglie un luogo dove insieme per un po' sentirsi persone normali, non disabili. Dall'assessore Doria arrivano novità importanti però. Il centro diurno, che prima della sua chiusura seguiva 20 persone con disabilità, svolge un'attività differente e specifica di tipo socioassistenziale, chiarisce, un'attività diversa da quella strettamente sanitaria, ma che riteniamo altrettanto importante per le famiglie e per l'utenza. Dalla ASL dice: abbiamo avuto rassicurazione che stanno cercando nuovi locali adeguati e funzionali alla ripresa dell'attività del centro diurno. Verso i temi delle politiche sociali, sottolinea poi l'assessore Doria, l'attenzione da parte della regione è altissima, come testimonia l'ultimo rapporto Welfare Italia Index, che su questo fronte pone la Sardegna prima tra le regioni del sud e terza a livello nazionale per le risorse messe in campo. C'è ancora lavoro da fare, ma riteniamo che la strada sia quella giusta e su Alghero continueremo a seguire la situazione con il massimo impegno nell'interesse dei cittadini. Torniamo ora invece sul tema dell'autonomia differenziata. Dopo le rassicurazioni del ministro Calderoli, il disegno di legge verrà corretto e verrà inserito il principio di insularità. L'inserimento postumo conferma la validità delle nostre tesi, ha commentato il consigliere regionale Marco Tedde. Nel prossimo Consiglio dei Ministri Roberto Calderoli presenterà una bozza riveduta e corretta del disegno di legge sull'autonomia differenziata con l'inserimento del principio di insularità. Lo ha confermato ieri anche il Presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, secondo il quale l'immediato inserimento del principio è un segnale estremamente positivo di attenzione del Governo, che ristabilisce equilibrio ed equità e che dimostra che le istanze portate avanti dall'Assemblea sono finalmente prese nella giusta considerazione. Anche dagli stessi banchi della maggioranza però si erano sollevate alcune voci critiche, in modo particolare da Forza Italia, con il coordinatore regionale Ugo Cappellacci, che ieri ha ribadito come il sì della regione alla prima bozza sia stata una mossa incauta. Bene l'inserimento postumo del principio di insularità nel DDL sull'autonomia differenziata annunciato dal ministro Calderoli conferma la validità delle nostre tesi. Ora andiamo a vedere i contenuti dell'emendamento, ha detto invece il consigliere regionale Marco Tedde, che era stato
stato uno dei primi a commentare criticamente il sì del governo regionale sardo in conferenza delle regioni al progetto di legge per l'autonomia differenziata senza il coinvolgimento del Consiglio regionale. Secondo Tedde, l'aver scavalcato il giudizio del Consiglio regionale sardo aveva messo all'Assemblea legislativa sarda ai margini delle scelte che determineranno le politiche economiche e sociali della Sardegna per i prossimi decenni e che si stava perdendo l'occasione propizia per inserire nel DDL misure attuative del principio costituzionale di insularità di recente introdotto dall'articolo 119,6 della Carta Costituzionale che, seppur privo di concreti contenuti, tutti i sardi avevano salutato con entusiasmo. È evidente che un annuncio, seppur proveniente da un ministro della Repubblica, non deve farci abbassare la guardia. Ora andremo a vedere il contenuto degli emendamenti e ci riserviamo di proporre le necessarie integrazioni. Rimane però l'amaro in bocca per una partita politica giocata in modo inappropriato dal governo regionale, chiude Tedde. Intanto in Consiglio regionale potrebbe presto discutere e votare il collegamento alla finanziaria che da oggi è all'ordine del giorno della Commissione Bilancio. 23 gli articoli divisi in 6 settori trovano spazio norme di carattere ordinamentale e non solo. L'intento è quello di snellire procedure e interventi modificando numerose leggi regionali e di rendere spendibili più facilmente le risorse. I settori sono quelli dell'agricoltura, beni culturali, spettacolo, sport e cinema. Poi c'è la materia sanitaria delle politiche sociali, quella ambientale e dei lavori pubblici. Poche in realtà le risorse a disposizione, ma saranno comprese alcune norme, come quella particolarmente importante dell'attuazione della riforma degli enti locali e l'entrata a regime, quindi delle nuove province della città metropolitana di Sassari. Possibile poi anche un provvedimento riguardante il piano casa per chiarire soprattutto quanto rimasto in vigore dopo la bocciatura da parte della Corte Costituzionale. Da Cagliari ad Alghero, perché all'inizio della prossima settimana tornerà a riunirsi il Consiglio Comunale a distanza di quasi un mese dall'ultima seduta, caratterizzata dalle frizioni interne alla maggioranza sull'ordine del giorno riguardante l'aeroporto. L'appuntamento è per lunedì 20 alle 17 al Teatro Civico, in prosecuzione di seduta il giorno seguente alla stessa ora. 24 punti previsti in cima all'emergenza per la proliferazione dei cinghiali, con due ordini del giorno, uno che vede primo firmatario l'esponente dell'UDC Cristian Mulas e l'altro il consigliere del PD Mimmo Pirisi. Ma c'è anche l'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia su sicurezza e decoro urbano ad Alghero e poi alcuni interventi di natura finanziaria e una sfilza di mozioni. Come utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione dell'Unione Europea attraverso i fondi del nuovo ciclo di programmazione comunitaria? Questo è il tema del workshop organizzato da Promocamera, l'azienda speciale della Camera di Commercio di Sassari. È stato presentato il primo avviso sulla nuova programmazione 2021-2027 e le relative opportunità per le imprese dell'area di cooperazione transfrontaliera che comprende anche la nostra isola, quindi la Sardegna. Ma sentiamo le parole di Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio di Sassari, quindi di Francesco Carboni e Luigi Chessa, rispettivamente presidente e direttore tecnico di Promocamera. Sì, la Camera di Commercio, Promocamera, quindi l'universo camerale, confermano di avere una certa dimestichezza nell'intercettare fondi per questo genere di attività, sempre a favore dell'impresa e sempre nel segno della internazionalizzazione di prodotti, processi e attività. Allora, oggi è una giornata molto importante perché si dà avvio a una o due giorni sulla progettazione europea, sui progetti europei che sono uno degli assi importanti dell'attività strategica di Promocamera. Nel corso della due giorni oltre 50 imprese si incontreranno tra di loro per presentare i progetti, per condividerli e per cercare sinergie finalizzate a essere competitive sui mercati internazionali. Giungiamo a questa due giorni dopo due anni dei progetti comunitari, in particolare l'Interreg Marittimo Tech Plus, che ci ha consentito, grazie alla sinergia con gli altri partner della Liguria, della Toscana, della Sardegna e della Francia Regione Sud, di sviluppare opportunità per il nostro sistema economico e territoriale. Inoltre cogliamo la palla al balzo e presentiamo i nuovi avvisi della nuova programmazione
programmazione che permetteranno non solo alla Camera, alle associazioni, ai territori, ai comuni di presentare progettualità appunto per drenare risorse europee e utilizzarle per migliorare il territorio e la competitività delle imprese. Assolutamente, la giornata di oggi si chiama la giornata della cooperazione territoriale per questo motivo, è estremamente importante che le aziende si incontrino e che Promocamera presenti con la sua attività, presenti la possibilità di poter accedere a dei fondi e dei finanziamenti con l'europrogettazione, una cosa estremamente importante perché sono dei fondi a disposizione appunto del 2021-2027 che l'Europa ha messo a disposizione, ma bisogna anche saper progettare e rendicontare, e Promocamera, una delle sue attività è proprio questa, quella di poter fare in modo che le imprese possano accedere a questi finanziamenti grazie ai servizi di internazionalizzazione. Ed ora la linea va alla regia, c'è la pubblicità, tra poco. Ritorniamo in studio, prosegue l'intensa settimana all'Università delle Trete di Alghero, oggi giovedì 16 marzo alle 16.30 sempre presso la sede di Via Sassari si terrà la conferenza della dottoressa Alessandra De Rio, archivista dell'archivio diocesano di Alghero Bosa ma anche scrittrice e storica, che parlerà alla platea dell'Ute di Inquisizione in Sardegna, il tribunale spagnolo tra Cagliari, Alghero e Sassari. Dopo 10 anni di incarico come delegata della Piattaforma per la Lingua ad Alghero, Irene Kogene lascia e ai nostri microfoni parla del perché di questa scelta e di tutto quello che è stato portato avanti in questi lunghi anni che l'hanno vista come riferimento in città dell'Associazione Catalana. Sentiamo le sue parole. Ama Irene Kogene, che da Spres de The Ones, con delegara della Piattaforma per la Lingua, ha dissirit de Acabà che c'è in carico volontari. Per cosa? Beh, The Ones sono tanti, sono stati The Ones intensus, noi lavoriamo adesso evidentemente, tanim tutto un gruppo di persone che lavorano per l'associazione non solo in Catalogna, ma anche all'Alghè, tanim volontari come me, e credo che era giusto arrivato il momento di fare un passo andrera e lasciare spazio ad altre persone. L'incarico mio è stato rinnovato ufficialmente l'anno passato, però pensavo che qualcuno ci sia fuori anche in quelle occasioni, non è stato il momento, però credo che era celebrando l'Us Day Once di attività all'Alghè. Insomma, è un momento per una spazio e altre persone. The Ones di attività, che abbiamo scomanzato a Malasa Strenas, che ancora continuiamo, abbiamo fatto tante attività, fin si arriva a Obri al Pultal, il periodo che esce cara 4 mesi, da Sprese Tanim, il concorso Cantalghè, che approfitto per convirare gli artisti dell'Alghè fin a 39 anni a Saprasantà. Insomma, sono tante le attività, il festival, abbiamo portato il festival Barnassà. Io credo che pochi pure mi sono contenti del trabalfette. Stava avanti però. Certo, infatti The Ones, rinnoviamo l'associazione ma una faccia pubblica nuova e alla fine del mese si gara tirare la persona che mi sostituirà e io continuare come associa per lasciare il contributo che donate fin sarà in prima fila lo fare facendo un patite pasandrera. Scade invece questo sabato il termine per la consegna degli elaborati per partecipare alla 9ª edizione del concorso dedicato al ricordo del poeta algherese Luca Scognamillo. Il concorso si rivolge agli studenti delle scuole superiori di Alghero e si propone di promuovere, valorizzare e diffondere l'impegno e la passione per la scrittura, l'arte e la musica. Nasce per volontà dei genitori di Luca in collaborazione con il liceo classico linguistico Manno, scuola in cui Luca ha studiato, maturando e affinando un sensibile talento letterario, incoraggiato e sostenuto dai suoi insegnanti. Dunque la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è per questo sabato 18 marzo. Domenica 19 marzo invece si celebra San Giuseppe, il santo patrono dei falegnami. In questa giornata invece in cui si celebrano e si festeggiano anche tutti i papà, sarà celebrata nell'omonima chiesa della Pietraia la Santa Messa, seguita alle ore 17.30 dalla processione per le vie del quartiere e alle 19.30 dal concerto della banda musicale d'Alerci, che vedrà anche la partecipazione di Daniele Cambule, Silvia Meloni e Francesca Pischetta.
In chiusura la nostra rubrica Torniamo al cinema, vediamo la nuova ricca programmazione di questa settimana nella Sala del Miramare. Iniziamo da oggi 16 marzo e fino a sabato 18 alle ore 18:30 Creed 3 in 4K, mentre alle 20:45 Everything Everywhere All at Once, sempre in 4K, film che ha fatto incetta di premi, tra cui 7 premi Oscar, mentre da domenica alle ore 18:30 Everything Everywhere All at Once in 4K e alle 21 Creed 3 in 4K. Dunque sia domenica 19 che lunedì 20 si invertono gli orari delle programmazioni. Martedì 21 e mercoledì 22 invece alle ore 18 Tar in 4K, vincitore del premio Coppa Volpi, di un Golden Globe e di un BAFTA come migliore interpretazione femminile a Kate Blanchett, mentre alle ore 21 Ligabue 30 anni in un giorno, non un semplice film del concerto ma il racconto di una vera e propria festa a Campovolo nella nuova RCF Arena di Reggio Emilia che celebra i 30 anni di carriera di Ligabue. Non mancano alcuni dei momenti salienti della serata che hanno visto sul palco accanto al cantautore di Correggio alcuni degli amici che hanno segnato la sua vita su e giù da un palco: Elisa, Francesco De Gregori, Eugenio Finardi, ma anche Loredana Bertè, Gazzelle e Mauro Pagani. Dunque questa è la ricca programmazione del Cinema Miramare che chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Ora il meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.